questi li vedi? Sono appena tornato da una battuta a chiodini, vi voglio spiegare come si fanno i chiodini sott'olio. Allora, si prendono tutti i chiodini chiusi, piccoli, guardate, come questo, come questi, in effetti così, e si puliscono per bene. Vai Antonio, vai. Ecco, guardate, vedi come si puliscono. Guardate questi qua, vedi? Sono più proprio adatti per il sottolio. Sì, ma pure questi qua. Pure questo, dai. È un lavoro certosino, però sarà efficace. Tutti piccoletti da fare sott'olio, come questi, sono uno spettacolo. Ecco la prima operazione, la pulizia. E adesso passiamo alla seconda fase. Sciacquiamo i chiodini per 3-4 volte, vero? Quante volte le sciacquiamo? Fino a quando l'acqua non è diventata bella bianca. Fino a quando l'acqua non è diventata bella bianca. Vedi come diventa l'acqua nera? Allora, vediamo questa. Naturalmente i chiodini di prima scelta, tutta roba piccola. Dopo che sono lavati i chiodini, si mette, quanto aceto metti? Un litro di aceto. Un litro di aceto. E un litro e mezzo di acqua. Sì. Un litro di aceto e un litro e mezzo di acqua. Si accende. Aspettiamo il bollore? Sì. Prepariamo i chiodini. Quando l'acqua e l'aceto sta per bollire, due, tre, quattro pugnetti di sale.
poi si mettono i funghi. Allora dal bollore quanti minuti? 20 minuti. 20 minuti dal bollore. Dal bollore, sì. Inizia a fare così, no? Sì. Vedi? Inizia la questo. Quando inizia così, 20 minuti. 20 minuti. Mescolati. Lo scolate li facciamo raffreddare? No, mi fai scolare il tempo di... Il tempo che scola un po' l'acqua e... Li mettiamo nell'altro passaggio. Sì. Si mette l'olio, consigliato olio di girasole e non olio di oliva, perché è un po' pesante per i genitori. Andiamo con origano. Origano. Aglio e peperoncino. Profumatissimi, giriamo il tutto, li lasciamo macerare per una giornata, girando ogni oretta, va bene? Ogni paio noi li giriamo, dopo si possono anche mangiare. Chiodini sott'olio.